Eccoci qua, ciao ragazzi, bentrovati su I Love Photography, il canale della community dei photo lovers. Siamo qui con uno di questi che è Mago Slow. Ciao Mago Slow, Ciao, buonasera a tutti. In bentrovato, finalmente ci conosciamo anche dal video. vivo, nel senso non offline ma online, ma perlomeno ci vediamo nelle pupille. E questa sera avevo chiesto a Mago Slow, che usa un software per editare le foto e post-produrle, diverso da quello che uso io, che è Lightroom, avevo chiesto a lui se si sentiva di illustrarci un po' Affinity, che è invece il software che utilizza lui. Quindi, bando alle ciance, ragazzi, se volete unirvi al nostro canale lo potete fare attraverso la pagina Patreon, ma in questo momento vi metto qui un link che potete seguire per entrare anche nella nostra chat di Telegram. E se avete delle domande da fare a Mago Slow, lo potete fare su Twitch, in modo che posso girargliele mentre poi alla fine facciamo una sessione Q&A. Lascio la parola a Mago Slow che ci introduce appunto nel misterioso mondo di Affinity. Eccoti Eccoci qua, qua. a te la parola Mago Slow, facciamo una piccola introduzione a che tipo di software è e perché l'hai scelto. Affinity è una suite di tre programmi, tra cui Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Illustrator, Publisher, scusate. Vanno a sostituire tre programmi della suite di Adobe, tra cui Photo sarebbe Photoshop, il Designer sarebbe il concorrente di Illustrator e Affinity Publisher sarebbe il concorrente di InDesign. Affinity Photo, come dicevo, va a sostituire Photoshop. Diversamente da Adobe non prevede un abbonamento, ma un acquisto una tantum. Attualmente viene a costare circa 55 euro per ognuno dei tre programmi. Io l'ho acquistato durante il lockdown, dove c'era lo sconto del 50%, mi è costato molto meno e ho preso tutta la suite. Scusate se vi dirò qualche castroneria perché non sono tanto esperto ancora in post-produzione e quindi non ho usato altri programmi fino adesso di fotoritocco e magari non vi posso dare un confronto diretto tra Photoshop e Affinity Photo. Allora, come dicevo, ha un'interfaccia simile, molto simile al Photoshop. È composto da 5 pagine, cioè 5 ambienti. Partiamo dall'ambiente persona foto, ambiente persona fluidifica, ambiente persona sviluppo, ambiente persona mappatura toni, ambiente esporta. I vari ambienti dipendono dal tipo di foto che è stata aperta. Io adesso qui ho un JPEG. Avendo aperto un JPEG, mi trovo a sinistra tutta la barra strumenti. Per ogni strumento, come vedete, sono molto simili, probabilmente più di qualcuno è molto simile a quelli di Photoshop. Per ogni strumento io qui sulla barra ottengo delle possibili regolazioni. Per esempio, se andiamo a prendere lo strumento lente, qui posso o impostare un menu da menu, un ingrandimento impostato da macchina, oppure con la barra spostarmi a destra e a sinistra. L'unità di misura può essere utilizzata come un pixel, pollici, eccetera, eccetera, eccetera. Quella che di solito io utilizzo il pixel, che è quella più comoda per l'utilizzo del programma. Ok, quindi non utilizzi la percentuale come in Photoshop, ma No, utilizzi no, pixel. no, Ok. no.
La stessa cosa lo zoom, oltre ad averlo qui, se vi guardate qui in basso a destra, abbiamo il navigatore. Quando io sono sullo zoom posso facilmente spostarmi sulla zona dove voglio intervenire. Certo, quando sei tanto dentro la foto, quando hai una percentuale molto alta o comunque dei pixel, Sì, hai esatto, un'impostazione se molto uno deve... elevata, almeno capisci in che punto Esatto. della foto sei. Qui a destra abbiamo le varie regolazioni. Se apro un... Adesso saltiamo su un file raw, qui abbiamo un piccolo pannello per lo sviluppo della foto, che non è la stessa cosa di Lightroom, è uno sviluppo veloce, quindi può essere utilizzato per sviluppare velocemente le foto, ma non in serie. Cioè, spiego, io faccio la regolazione su questa foto, non la posso trasferire su quella successiva, quindi mi serve per fare delle piccole sviluppi di poche foto, poche regolazioni. Non per fare grossi, diciamo, numeri quantitativi. Nel caso della regolazione per lo sviluppo dei photo RAW, se guardate qui a destra, come vedete ci sono i soliti strumenti: l'esposizione, punto del nero, luminosità, contrasto, chiarezza, saturazione, vividezza, bilanciamento del bianco, ombre, luci, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il pannello correzione lenti, abbiamo il pannello correzione dettagli con la luminanza, eccetera, eccetera, più toni e sovrapposizioni. Poi il programma prevede la possibilità di poter fare qui da menu, abbiamo nuovo il panorama, nuovo pila, nuova unione HDR, nuova unione fuoco e processo batch. Il processo batch viene utilizzato per andare a gestire tanti file per la stessa operazione, tipo lo stesso taglio, stesse impostazioni, eccetera, e varie ed eventuali, diciamo. Se volete vi posso far vedere come funziona al volo un focus staging. Ho preparato un po' di file. Certo. L'operazione dura circa 3 minuti. Comunque, giusto per farvi capire, questo qua è il file, uno dei due file iniziali. Questo è l'altro. Come vedete, qui abbiamo una zona di messa a fuoco che sono qui. Sull'altro abbiamo, scusate, questa è quella finale. Sull'altro abbiamo questa qua, abbiamo l'altro posto a fuoco. Se io apro nuova unione fuoco, aggiungo i file dal primo all'ultimo che riguarda il focus staging. Gli do l'ok. In questo momento il programma automaticamente inizia a processare. No, non è partito, scusa. No. Un attimo che stava facendo le Sta bizze macinando, a sì. fiuti, è andato in panna. Sì, forse lo devo chiudere, devo riprendere. Vediamo. Ok. Penso che lo devo chiudere. Succede Un anche attimo. ad Adobe, eh? Pazienza. Sì. Secondo e ripartiamo. No, è ripartito, si è da No, solo. no, è esatto, lasciagli del tempo, forse sono un po' pesanti le foto e ci mette un po', sono sempre Quando un sta lavorando. po'.
Hai tolto la No, chiuso, condivisione? partito. Mi ridai la condivisione? No, lui è andato via. Ah, si è spento. Si è chiuso il programma. Ecco. Si è spento. Sì, esatto. Un attimo che arrivo. Sì. Share screen. Fa sempre parte della diretta questa cosa. Qua. Eccoci qua. Ripetiamo l'operazione, nuovo riunione fuoco, aggiungi, seleziono tutto il fuoco. Adesso dovrebbe partire a elaborare il tutto. Ok, quindi in questo momento lui sta facendo della matematica per unire le foto che tu hai scelto. È un focus stacking? Scusami perché Sì, non ho sentito deve bene. allineare le foto. Sì, un focus tagging. Perfetto. Allinea le foto e sceglie la parte a fuoco di foto. Queste Vediamo foto sono ovviamente tue. dato che la lancetta si muove. Sì. Quasi fatto. Sì, ci vuole sempre il suo tempo per queste cose, effettivamente. Comunque, sei contento del tuo acquisto? Cioè, risponde a tutte le Sì. tue esigenze? Questa è la domanda clou. Per Sì, per adesso sì, per adesso sì, adesso sì. lo considero ottimo, non vedo che manchi qualche cosa, comunque ancora non riesco ad usarlo a fondo, e, come dicevo, sono agli inizi per quanto riguarda fotoritocco, sviluppo RAW, sto ancora imparando. Certo. Ero più esperto a fare le foto che. Certo. Beh, insomma, le tue foto raccontano delle storie, quindi sono magari anche autosufficienti, diciamo, non serve che le modifichi Sì, più di tanto. cioè, non hanno bisogno di essere, come dire, sviluppate o modificate per l'utilizzo finale. Adesso sta unendo le parti a fuoco di ogni fotogramma. Sono 20 fotogrammi per questo focus tagging, che era il primo focus tagging che ho fatto in vita mia. Fino ad allora È non ne avevo sempre mai fatto. emozionante, devo dire. Una mattina mi sono svegliato e ho deciso di fare focus tagging. Beh, direi che insomma, poi l'idea di questo ingranaggio mi piace molto, sinceramente. È un orologio? L'orologio meccanico. Sì. Adesso, Come l'hai come vedete, illuminato? nel risultato ci sarà la finestra. Sotto La c'è un finestra, tablet, perfetto. dietro un cartoncino nero. E davanti una finestra. Quindi è tutto Da. davanti a una finestra. Sì. Il tablet ti fa da Black Mirror, diciamo. Da specchio, esatto. Sì. E dietro era un cartoncino nero. Semplice ed efficace. Ottima idea. Sì, infatti. Quasi finito. Comunque, una volta finito il focus taking, abbiamo la possibilità di
modificare alcune zone che magari il programma non è riuscito a decidere qual era la parte a fuoco e quale no. E poi abbiamo la possibilità di finire lo sviluppo perché se ricordate siamo partiti da file raw invece che già da file trattati, cioè sviluppati. Si poteva partire direttamente anche da file JPEG, era una cosa un po' diversa, però bisognava averli prima. Eccola qua, ha finito. Adesso io ho disponibile il pannello di sviluppo. Comunque, il risultato finale di questa foto qua, dopo la pulizia e aver tolto le parti non a fuoco, è questo qua. Questo che vedete. In questo momento. Come l'hai, dove l'hai trovata questa foto? È in una tab qui sopra? Cioè, ha creato un nuovo file, No, ovviamente, che è la no, no. sua. Lui adesso questa qua è quella che ha tirato fuori il programma. Questa è quella, un attimo, che io poi ho tolto la polvere, ho tolto qualche zona che non mi piaceva. L'ho ripulita, diciamo. Non si nota molto la differenza perché bene o male era quasi pulito. Si nota solo qua in questa zona. Se adesso me la ingrandisco un attimo, quella originale, Ok, quella dietro. come Cioè. vedete, qua è piena di polvere. Se io invece vado su quest'altra qua e ingrandisco, come vedete, non c'è Certo. polvere. Quindi da tutte queste erano, quante erano le 20 foto da cui foto. siamo partite? 5? 20, 20. 20? 20 Sì, erano 20 foto. scatti. Ah, oh, wow. Non avevo capito che erano così tante. No, erano 20. Sì, infatti ci ha messo un bel po' a elaborarle. Da queste 20, da questi 20 scatti ha ricavato un nuovo file che si chiama in maniera diversa, immagino, dai Vai, file. senza titolo. È un senza titolo, Sì, ok. il Quindi file che tira fuori è senza titolo. Io poi, ripeto, l'ho tu modificato lo e rinomini e te lo gli ho salvi a dato un nome, parte. certo. Ho capito. Quanto pesante è questo file adesso? Lo sappiamo? No, perché io poi lo salvo solo in JPEG, non lo salvo in RAW. Il file RAW comunque, cioè il file finale in JPEG lo decidi, si può decidere in quanti mega io lo posso salvare. Se vado su file. No, andiamo qui, decidiamo di esportarlo. Sì. Sì. Quello appena fatto, vado in esporta. Ecco, questa è un'altra pagina da, diciamo, interessante. Io posso esportare in tutti questi formati. Abbiamo PNG, JPEG, GIF, TIFF, PSD, PVFD, SVG, Beh, EPS. questo è molto Quindi. più interessante rispetto a Lightroom, perché con Lightroom, ad esempio, non puoi esportare in PNG. Sì, ok, però Lightroom è una cosa diversa. Diciamo, Lightroom si può andare a confrontare con Capture One, che è un altro software che ho iniziato a usare. Sì, certo, questo lo È una cosa, stai. Beh, esatto, una cosa però ad diversa. esempio il focus stacking lo puoi fare con più agevolmente con Photoshop, ma Sì. certo, hai ragione. Qui, come vedete, posso decidere le dimensioni, il tipo di qualità del JPEG. La percentuale di qualità e poi gli dico esporta, però già mi dà una preinformazione qui sotto di quando è di quanti mega sarà il file finale. Attualmente, mettendo alla massima risoluzione della fotocamera che io ho, che è 6000x4000, questo file qua mi risulta di 16,47 mega, che è molto più rispetto a un normale file che sviluppo normalmente, non uno stadio. Diciamo che a 6000 per 4000 i file stanno intorno ai 10 mega Certo. una volta trasformati in JPEG. Chiaro. Poi posso aprire un'altra cosa di questo programma. Quindi, scusami, ritorniamo un Sì, attimo dimmi. indietro. Il focus stacking da dove l'hai fatto partire? Sei adesso le personas, mi pare di capire che sono i work, come si No, io dice? adesso sono in ambiente foto, in Esatto, stai persona nel. foto. Il Ok. focus stacking lo fai partire da file, non c'entra niente dall'ambiente, l'ambiente in cui uno è. Ok.
Ok, tu sei in quale ambiente però in questo momento? questo momento ho perso la foto perché ormai il file è stato processato. Ok, quindi Perché una volta che l'ambiente. lo processa, l'ambiente va direttamente in persona foto. Esatto, e quindi Affinity chiama gli ambienti persona? Ok, Sì, persona perfetto. foto, persona fluidifica, persona sviluppo e persona mappatura toni. Certo. Ok. Perfetto. Sì, Cos'altro scusami, ti ho possiamo dire? interrotto. Dimmi Ti ho se vuoi interrotto fare ancora? qualche... No, no, dimmi. No, volevo capire un po' l'interfaccia grafica che è un po' diversa da Photoshop, cioè quello che capisco è Ma comunque è ad esempio. configurabile. Te la Io puoi. adesso sì, posso spostare cioè, la zona studio, che è quello dove ci sono i vari pannelli, la Certo, posso come in spostare a Photoshop, sinistra, certo. posso mettere il browser dove voglio, posso aggiungere degli strumenti perché cioè, questi non sono tutti gli strumenti a disposizione del Sì, puoi programma. mettere quelli che ti interessano di più. Sì, esatto. Cioè, io Esatto. posso aggiungere... Non lo so, vediamo, sullo studio abbiamo possibile aggiungere, c'è una libreria, macro, metadati, paragrafo, snapshot, Ok. stili di testo. E Affinity ha un organizer? Cioè tu le devi, oppure No, prendi le foto no, dal. no, Ok. quella è l'unica cosa che manca, cioè non è la stessa cosa come è Non è quello che bridge, ha... non No, c'è bridge, diciamo, ecco, no, di no. Photoshop, ho capito. Ok, e quindi mi puoi spiegare che cosa sono queste iconcine che abbiamo qua sopra? Sono, questa è la maschera, queste sono le selezioni. Allora, Esatto. qui, sempre a seconda del tipo di persona dove sono, Sì? per esempio, persona sviluppo, io posso avere prima e dopo. Nel caso che io faccio delle regolazioni, poi posso avere il prima e dopo delle Ok. regolazioni. Se io vado vedi, a modificare l'esposizione, che io adesso sono tornato sul file sviluppato, cioè sui file uniti, quindi questo qua sarebbe il file raw risultante dall'unione dei file e deve essere Quello di sinistra. sviluppato. Esatto. Ok. In questo modo io posso vedere le regolazioni, cosa mi vanno dove mi vanno a influire, quindi il risultato pr il prima e il dopo. Chiaro? Credo che sia una cosa che abbia anche Photoshop o Lightroom, Sì, giusto? certo. Si può vedere in due modi, cioè questo il solito a tendina che io sposto come abbiamo visto destra a sinistra. Quindi questo sostanzialmente è il foto, unica foto oppure il prima e il dopo, questi primi tre? Sì, esatto, questa qua è Ok. unica foto e A tendina interviene. o split in Sì, due, ho capito. esatto. Perfetto. E quella un po' più avanti. Magnete che serve per l'allineamento della foto sulla griglia, però io adesso la griglia non ce l'ho attivata. Ok. Questo qua è sincronizza prima, sincronizza dopo, non li ho mai usati, sinceramente, non ti saprei dare la spiegazione della funzione. Cos'è la funzione, scusami? Ok. È sincronizza prima e sincronizza dopo. Poi la rotazione, io posso ruotare la foto se io ho bisogno di ruotarla per vederla in un modo diverso. Ok. Ok. Gestione assistenti, quindi se lasciamo perdere. Poi qua sono le varie visualizzazioni, cioè mostra, come vedi, mascheratura toni, mascheratura ombreggiatura, mascheratura evidenziazione. Non so come Sono le sposti. sovraesposizioni e le Sì, sottoesposizioni. esatto. Il rosso sarebbe l'esposizione, il blu sono le ombre, cioè il nero. Certo. Questi qua, il giallo, sono i toni. Sono i mezzi toni? Sulla indicazione scrive toni. Toni ritagliati. Toni ritagliati, vabbè, saranno i mezzi toni, immagino.
Invece se andiamo su un JPEG, torniamo di qua, andiamo su JPEG, ok. Qui il pannello cambia completamente, quindi poi abbiamo i livelli, che sono i livelli di intervento, cioè se io per ogni intervento che vado a fare qui da questo pannello, per esempio, posso aumentare un po' di saturazione, avrò aggiunto un livello di lavorazione, praticamente alla storia di quello che io sto facendo sul file. Posso intervenire sul livello, toglierlo e metterlo, o eliminarlo completamente e mi ritorna il file, la foto mi ritorna esattamente come prima. Giusto per capire, per farvi capire, se io metto in bianco e nero, come vedete adesso la foto è in bianco e nero, se elimino il livello bianco e nero, vedete che la foto torna esattamente come prima. Quindi la regolazione non è distruttiva sul file a meno che io non lo esporto. Solo al momento in cui lo esporto la regolazione è definitiva. Se io voglio mantenere tutte queste regolazioni, ho la possibilità di salvare il file in formato proprietario. Nel formato proprietario non c'è la foto, ci sono solo le regolazioni. Ho capito. Quindi deve stare nella stessa cartella del file, in modo che al momento in cui lo vado a riaprire, ho la foto più le regolazioni e posso continuare a lavorare sulla foto. Ho capito. E com'è l'estensione del file proprietario? AFFoto, aspetta un attimo, A F? si dovrebbe essere AFFoto, un attimo. Proviamo, non ricordo esattamente. Ecco, Fai faccio la vedere magari foto una desktop. cartella dove hai già, se vuoi. No, sappiamo proprio la stessa. Apri recente. Sì, AF foto si chiama. Ok. Confermo. Quindi deve stare nella stessa cartella perché quando tu apri il file, lui lo Sì, deve trovare esatto. nella stessa cartella. Ho Esatto. capito. Che altro vuoi chiedermi? No, mi incuriosiva capire appunto queste tab qua che hai vicino ai livelli. Beh, immagino che la storia vera e propria sia da un'altra parte. E quelli lì sono i livelli come in Photoshop. E qua sopra, sempre tornando qui sopra. Vedo che le maschere dove le troviamo in questo le Parli delle maschere di livello. maschere di livello sono qui un attimo. Che sono una parte fondamentale Quella è sul una quadro. parte che io ancora non ho mai utilizzato. Ok. Ah, ok. No, allora non Per quello voglio. ancora Ok, lì. no, le ho viste una volta, ma non ricordo dove le ho. Mi puoi leggere, siccome io vedo estremamente piccolo lo schermo, perché ho uno schermo solo qui dove sono, quindi non posso ingrandire il tuo video. Vedo che è integrato con Unsplash. Sì, esatto. In che senso? Tu puoi esportare le foto direttamente lì? Le No, le posso puoi prendere. importare, prendere e Sì, lavorarle? Ah, ok. esatto. Come diciamo Adobe fa con Stock. Sì, esatto. Io ho capito. Dove volevi che ti leggessi? No, volevo capire esatto cosa c'è scritto prima dei livelli, quello lì dove sei tu, sul tab dove sei tu, questo qua, come si chiama? Qui, Sì. queste regolazioni. Regolazioni. Ah, ok. Quindi lì trovi tutte le regolazioni relative ai colori, il contrasto, la luminosità, queste cose qui. Qua siamo sul file JPEG, non Sì. siamo in RAW. Sì. Mi leggi un po' le descrizioni che non riesco a Le leggere. descrizioni, Sì, no, ok. qualcuna giusto per Sì. capire quali sono le regolazioni che hai a bianco e Vabbè, nero, per abbiamo esempio. livelli,
bilanciamento bianco, HSL, ricolora bianco e nero, luminosità, contrasto, posterizza, Esatto, lunghezza, ok. esposizione, ombre, luci, soglie e curve. Ok, perfetto, sì, Quindi è abbiamo come... luciatore canali, mappa sfumatura, Certo, e inverti, prova ogni volta colore. che tu inserisci una di queste diventa un livello sopra la foto, Sì, giusto? Anche se è un JPEG, poi quando le esporti diventa il file sidecar che poi ti devi salvare nella tua... ho capito, perfetto. I Benissimo. livelli poi si possono anche diciamo, spostare. Io posso spostare i livelli di regolazione, posso cambiare l'ordine, Certo. li posso anche integrare, cioè un livello lo posso mettere dentro l'altro. Può Ok. servire per le maschere. Ho visto Ok. una lezione riguardo alle maschere, so che si utilizza mettere insieme i livelli. Però ti ripeto, non l'ho mai fatto, quindi. Ok, per esempio aggiungere una maschera, immagino che sia questo simbolo qua al centro che è uguale a quello di Photoshop, vedi lì a fianco, bianco sul cerchio nero, questo qua, quello lì che Ah, cos'è? questa è la maschera rapida. Ah, è la mascheratura rapida, ok, Sì. niente. Pensavo che fosse aggiungi maschera, perché deve No, no, no. essere... Ah no, è qua sotto, eccolo qua dov'è? Scusami, adesso l'ho visto. È la prima icona in basso, è quella lì, Questa qua, perfetto. ok. Questa qui è, benissimo. Adesso ho Sì, capito. ok, maschera. La fa vedere così, ho capito. Perfetto. Bene. Effetti. E quindi le regolazioni le puoi prendere da lì, ma anche da qui sotto a fianco alla maschera hai una in basso, nella tab in basso, questo qui di lato, quelle lì sono le regolazioni e Sono le stesse regolazioni che io ho in Entri quell'altro nello menu. stesso tab di prima In regolazioni questo qua, praticamente. esatto. Cioè ci sono in più gli effetti. Ok. Ok, parliamone un attimo di questi effetti. Li hai un po' esplorati o... Qualcuno sì, ma cioè ci sono le solite sfocature, ombreggiature, Ah, un alogli, leone esterno adesso cultura, visto. Ok, la eccetera, prima eccetera. cos'è che Poi, non riesco a leggere? un attimo. Scusami. Sfocatura gaussiana. Poi Ah, ok, perfetto. io ho anche aggiunto dei plugin, non so se conosci la Leak Collection. Sì. Ok, però io non ho l'ultima, quella che adesso è a pagamento, ma c'ho quella che una volta era gratuita, l'ultima che era disponibile con Google. Sì, è stata prima a pagamento quando era di Nix Software, quando Google l'ha comprata, l'ha messa L'ha messa gratuita per gratuita qualche e adesso l'ha tempo. rimessa a pagamento. Questa qua è l'ultima versione gratuita che aveva Google. Se apro una di queste maschere, però su questo file non me lo fa perché non è un JPEG, lavora solo su JPEG. Aprendo una di queste maschere mi si apre come succede per Photoshop un plugin della Leak Collection. Certo. Quindi lo Qui puoi poi abbiamo integrare tutti gli altri tranquillamente. effetti, le varie sfocature. Puoi farci vedere, magari, ecco, visto che hai parlato di plugin, come si fa a inserire un plugin all'interno del programma che potrebbe essere utile a qualcuno sapere, altri magari non quello di Nix Software, Adesso c'è da andare in modifica, preferenze. ma... Ok. C'è qua il pannello di impostazioni di tutto il programma e c'è il plugin Photoshop. Quindi è Ah, ok. sufficiente dirgli dov'è la cartella del plugin e aggiungerlo. Ho capito, Come perfetto, vedi, io grazie. qua ho Nick Collection e mi ha aggiunto questi 8 plugin che facevano parte della Nick Collection al momento Certo. che Google la dava gratuita. Quindi altro cosa volevi sapere? No, vai pure avanti con quello che volevi dire tu, se avevi anche delle foto da modificare, se volevi farci vedere un po' l'utilizzo del programma attraverso proprio fare un editing della foto, oppure se vuoi continuare a spiegarci cioè l'assetto grafico. Ah, questa è una foto RAW.
ho fatto qualche giorno fa. Possiamo togliere un po' di esposizione perché... Quindi siamo come se fossimo in camera RAW. Esatto, come in camera RAW. Vediamo un po' di contrasto. Tolgo un po' di saturazione. Possiamo intervenire sul bilanciamento del bianco e sulla tinta. Ombre e luci, solito. Hai Correzione qualche lente qui. strumento qui? Dico, Dimmi. hai qualche strumento tipo il pennello, queste Sì, cose qui? esatto. Da questa parte c'ho gli strumenti che si possono utilizzare durante lo sviluppo. Cioè, allora, strumento rimozione occhi rossi, strumento rimozione difetti, pittura sovrapposizione, il pennello comunque è sulla parte JPEG. E strumento bilanciamento del bianco. Strumento bilanciamento del bianco non fa altro che andare a prendere il punto bianco e decidere il bilanciamento del bianco. Qui è la scheda per la correzione lente. Come vedi qua non è selezionato nessun obiettivo perché questa foto è stata fatta con un obiettivo manuale. Se ricordo bene Capito. era il Vivitar 20, 28. Vintage. Sì, esatto, con attacco Olympus. Posso intervenire manualmente nel caso, oppure posso scegliere un obiettivo simile. Scrivendo 28, io posso prendere un Canon e mi dà una correzione come se fosse il Canon. Non è sicuramente la stessa correzione che necessaria per il Vivitar, però può essere utile. Certo. Poi ho i dettagli, quindi posso andare di luminanza. Toni di solito non ho mai toccati, serve più che altro per i bianchi e neri, si può andare a utilizzare. E a quel punto, se io voglio, cioè sono contento del risultato, posso o tagliarla prima. Posso Ok. decidere come al solito le proporzioni, le Certo. proporzioni originali. La mia è un 3x2, quindi una volta fatto, se io gli do sviluppa, sviluppa la foto così come adesso l'ho selezionato. Quindi adesso da RAW tu stai creando un JPEG? O stai creando il sidecar? No, ha creato il Stai creando. file proprietario Esatto, stai creando di il Affinity. file AF foto. Es Ok. esatto. Il file JPEG bisogna esportarlo, non salvarlo. Esportarlo, ok. Questo invece se tu Vado fai su esporta. sviluppo vuol dire che tu stai semplicemente. Ok, stai diciamo salvando le modifiche del file Esatto. originale. Io Ok. adesso avendolo tagliato, qui mi ha ridotto la dimensione, però posso tornare alla mia 6000x4000, spostandolo manualmente. Mi dice che occuperà, come vedi prima ti avevo detto che un 6000x4000 mi occupava 10 mega, infatti no, 10 mega 89, lo esporta, mi chiede la cartella dove voglio salvare, lo salvo.
posso dare un nome, fiore Ho capito. con e ciò il JPEG lo posso aprire a questo punto anche qui. Visto dove me l'avevo messo, Abbiamo perso il tuo segnale video. Non vediamo più la tua faccia. no, toccato. No, sei sempre nero. Sei tutto nero. Capito, guarda. Forse ha una tempistica. Eccolo, No, siamo tornati. adesso manchi tu, ma c'è il cerchio. Siamo tornati. Eccoti qua, sì, adesso sei tornato. Forse si era staccato il cavo. No, no. Io premendo i tasti della tastiera ho cambiato la Hai telecamera. cambiato? Ah, ok. Inquadratura. Qua dicevamo, apri. Qui c'ho la foto JPEG. No, Ok. E questa è la foto esportata. Ok. sì, questa è la foto esportata. Invece questa qua è la foto. Sì, quindi quando apri i file, li apri in tab come fa Photoshop Sì, esatto. e te le mette lì sopra. Sì. Ok. Ho tutti i vari tab delle foto aperte. Certo. E, per ingrandire e ridurre, diciamo, lo spazio che occupa all'interno dello spazio di lavoro, la foto la puoi fare attraverso un cursore, la puoi regolare attraverso un cursore o la muovi tu dai lati? Dopo la posso muovere io. No, però C'è prima la anche il facciamo. cursore. Ah, ecco, ok, perfetto. C'è anche il E la cursore. puoi adattare allo schermo per, non, per evitare di continuare a spostarti? Sì, a parte che c'è la scorciatoia, facendo il doppio clic me la posiziona al centro della dimensione massima possibile. Ah, ok, perfetto. Quindi se fai un doppio clic adesso occupa tutto lo spazio di lavoro Che e lo adesso adatta. vedi, Ok. non tutto lo spazio di lavoro, lascia sempre una piccola cornice, però Ok, posso. sì, comunque si adatta e Sì, diciamo esatto. che no, non si muove più come adesso, perché io impazzirei a lavorare Posso anche con. fare Ok, questo. no, ma a me serve che sia ancorato a questa foto, non mi piace quando si muove all'interno dell'area Ah, di dici che lavoro. sia bloccata? Sì, che sia bloccata e il più grande possibile. Poi io la zoomo avanti e indietro come mi serve. Però non vorrei che si muovesse all'interno dell'area di lavoro. Hai capito cosa intendo? Sì, ho capito, quello non so se si può Ecco, fare. questo è cioè una mia abitudine, ecco. Il fatto di poterla muovere diciamo, se devo lavorare su tante foto, preferisco che sia Sto fissa. guardando, sto leggendo se per caso c'è no. Sì, beh, ci sarà sicuramente il modo, ma evidentemente a te non dà più di tanto fastidio. No, la uso sempre così. Fino adesso ho sempre usato così. Non ho avuto l'esigenza di tenerla bloccata, diciamo. Mi fai vedere un po', mi parli un po' degli strumenti che ci sono lì a lato, come si chiamano, per esempio. Qua. No, Sì, esatto, giusto per adesso capire che stando in strumenti. JPEG o diciamo in persona foto Sì? abbiamo strumento mano che è quello che utilizziamo per spostare, strumento zoom che può essere usato in tanti modi, tipo questo. Scusate se si può farlo un po', non so, penso che dipenda dalla diretta. Spostandolo da una parte verso destra ingrandisce, verso sinistra rimpicciolisce. Spostando il mouse. Sì, esatto.
cliccando e spostando. Ah, ok. Poi strumento selezione, strumento colori per cercare un colore e metterlo nel pannello. Il contagocce tipo. Sì, esatto. Ok. Strumento in taglia, lo strumento di taglia si utilizza anche per attrezzare la foto. Quindi qui Ok. mi appare tutte le opzioni dello strumento di taglia, cioè lo raddrizza, tirando, adesso non è questo il caso di raddrizzare la foto, però Certo, tira però la chiaro, se hai foto la necessità di, per esempio, se hai fatto una scansione, potrebbe succedere, esatto. Poi c'è strumento pennello selezione, che non è ancora lo strumento pennello, quello che cercavi tu. Strumento selezione continua, selezione cornice, riempimento colore, no? Che è il sfumatura, secchiello, e diciamo, questo è il secondo me. pennello che stavi cercando. Ah, ok. Quindi c'è pennello normale, pennello sostituzione colore, strumento fixo. Strumento pennello si può regolare la grandezza, si può mettere un raster, come vedi adesso che faccio un raster, va a modificare. Poi abbiamo miscelazione vernice, la gomma in Sì. tre versioni, strumento gomma magica, pennello, gomma per sfondo. Ok. Poi abbiamo un pennello scherma, pennello brucia, pennello spugna. Logicamente vado a selezionando il pennello brucia, posso aumentare la quantità dello strumento brucia, vado a durezza zero, vedo dire che faccio qualcosa. Ecco. Poi il clone. Sì. Poi strumento pennello annulla, poi sfoca e le correzioni. Quindi c'è pennello correttivo, toppa, strumento rimozione difetti, che è quello che Ah, spesso ok, questo è il cerotto, diciamo. per togliere il solito la prova di polvere sul sensore o qualche piccolo difetto che io voglio andare a togliere. Poi c'è inpainting, che è uno strumento particolare, l'ultimazione a chiaro sì. Abbiamo la penna, strumento penna, strumento nodo, Certo. strumento forme, Sì. posso aggiungere una qualsiasi forma all'interno della foto, la posso ruotare, dargli un colore, eccetera, eccetera. Chiaro. Scrittura, distorsione. In due versioni, cioè reticolo e prospettiva. Quindi con la Ok. prospettiva posso andare a modificare la prospettiva della foto, Questo è il quindi trasforma, diciamo, sì. di Photoshop probabilmente. Sì, esatto. C'è uno strumento in particolare. Mi hai detto che non hai usato Photoshop, giusto? Ok. C'è uno strumento in particolare che ti piace più di altri e ci vuoi spiegare la funzione? O che utilizzi più spesso, che trovi più utile Quello in che utilizzo assoluto? molto spesso è proprio lo strumento di rimozione difetti. Rimozione difetti? Ho anche pennello correttivo. Sì, spesso per togliere qualche cosa che non voglio che sia nella foto, per togliere tipo la polvere del sensore che capita spesso con le mirrorless, lo uso molto spesso. Ho Che è capito. molto semplice da usare e veloce anche. Ci ho anche tolto qualche scritta sui muri, eccetera, eccetera. Certo, sì, questo poi è un argomento molto ampio su quello che puoi fare con lo strumento pennello, anzi noi ce l'abbiamo sotto nome di cerotto, mentre tu ce l'hai come C'è un cerotto. cerotto? Ah, ok. Mi sembra il cerotto, c'è. E mentre hai voglia di parlarci un attimo dei menu, farci vedere che cosa sono, quindi hai file, Molti modifica. sono
non sono altro che riproposizioni di quello che c'è. che c'è graficamente. Sì, esatto. Menu, allora, il primo è quello per aprire e chiudere file, Sì. esportare. Certo, è più di Poi, gestione, diciamo. avendo tutta la suite, c'è modifica in design e modifica in publisher, quindi tra i tre programmi si possono scambiare. Oltre allo strumento esportivo. Ti interrompo Dimmi. un attimo. Tu hai usato Publisher, per esempio, hai fatto qualcosa con Publisher Sì, ho o non fatto ancora? qualcosa, giusto delle E pagine. riesci a salvarlo come file, come InDesign, per esempio, e darlo a qualcuno perché poi lo possa lavorare con la Creative Suite di Adobe, Lo oppure si può no? salvare in ESP, mi sembra, un PSD. Ok. Non so, non ricordo se si può salvare in qualche altro, cioè in In quale altro qualche formato si possa salvare. altro. Ok. Poi c'è, Qua voglio dire. diceva, oltre al comando esporto normale c'è l'esporta look, esporta modello, esporta profilo, importa profilo. Ok, importa Modifica. profilo, immagino che sia un profilo particolare Sì. di una camera o. Sì, esatto. Sì, se uno non, si è creato, gli viene fornito un profilo esterno che non è presente nel programma. Poi c'è il menu testo che non ho mai utilizzato, che serve per fare scritte sulla O foto. è in portaprofilo, scusami, non di una camera, ma sì, un profilo particolare, per esempio, se devi poi andare in stampa e Sì, quindi anche devi quello. vedere i colori. Sì, esatto. Ok. Documento serve. Ridimensionare il documento, ridimensionare la tela, forse questo qua è quello che tu cercavi. Ok. Per bloccare poi livelli, quindi posso aggiungere Ok. livelli alla foto, nuovo livello, che sono gli stessi che poi ho qua. Direi che hanno copiato anche molto i shortcut di Photoshop, sto guardando. Poi seleziona Sì. tutte le varie voci di per selezionare, le selezionare, Giustamente. la disposizione dei vari, la linea a sinistra, la linea al centro, se io ho gli oggetti sulla foto, giusto? Filtri, li abbiamo visti prima, cioè filtro sfocatura, vivezza, distorci, disturbo, rivela, colori, poi abbiamo la separazione frequenza, illuminazione, ombre e luci, rimozione foschia, che è il solito strumento. Interessante che c'è anche separazione frequenza. Questo è molto utile per i ritratti, per esempio. Poi vabbè, il menu visualizza è quello per visualizzare i vari menu, per Certo, quello è più intuitivo. modificarli. Poi Certo, le finestra, finestre sono tutte le finestre. la guida. No? E le guide sono, diciamo, la guida in sovraimpressione. No, si va sul sito. Ah, nell'help, diciamo. Sì, soldi. Poi c'è anche tutorial, il benvenuto sarebbe la schermata di benvenuto che appare all'inizio. Si può dire. Contattare direttamente il supporto e poi avere informazioni sul programma. Ho capito perché di solito c'è scritto help. Allora pensavo guida, che ci fosse un menu dedicato alle guide. Anche qui c'è Sì, si modo. apre una guida, diciamo, parte del programma, Tipo una specie di griglia, manuale. capito? Sì, ma io pensavo alle guide, perché per esempio le No, no, no. guide in Photoshop hanno, sì, hanno mille utilizzi e ci sono le griglie all'interno poi delle Ah, guide, ok, delle nel guide senso che un insieme di guide fanno una griglia, capito? Pensavo a capito. quello, perché di No, 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 no. solito leggi guida, di solito leggi help, no? Per guida, però la posizione è sempre quella, effettivamente. Ho Guida, capito. nel senso di spiegazioni. Certo, l'help. Bene, Magoslo, se non hai nient'altro da aggiungere, io direi che ci hai fatto una panoramica più che. Sì, come ho detto non sono tanto esperto, quindi qualche castronerino l'ho detto. No, non mi pare. Ne.
l'avrò detto anch'io, ma almeno le abbiamo dette in due, ma non mi pare che abbiamo detto più di tante castronerie. Ero molto curiosa di vedere questo programma perché essendo, diciamo, un concorrente diretto dei programmi che uso io, mi incuriosiva. Interessante sapere che ha un... Aspetta, ti tolgo, così ci vediamo noi due. Interessante sapere che ha anche una suite dietro, no? Che sì. Per cui non è solo Photoshop, ma è anche Illustrator e InDesign. Sì, esatto. Bene, Marco Sloan, noi ti ringraziamo. Se non ho domande, non mi sembra ci siano arrivate. Vediamo. Ciao ragazzi, grazie per avermi fatto vedere questo programma e vi auguro una buona settimana. Grazie Alessandro. Ecco, c'è Alessandro che ti ringrazia per aver fatto vedere tutto questo. Ringrazio anch'io che ci ha seguito. Bene. Ragazzi, allora non ci rimane che ricordarvi che domani sera abbiamo l'intervista con Mauro De Bettio, che è un grande fotografo veneto esportato all'estero perché vive in Barcellona, e sarà domani alle 9, e quindi noi vi auguriamo una buona serata, di diventare un photo lover e di finanziare il nostro progetto. Ringraziamo tantissimo Mago Slow per la sua disponibilità, è sempre davvero molto presente, molto proattivo, per averci introdotto a questo mondo di Affinity, e ci vediamo domani sera. Ciao ragazzi, ciao.